Benvenuti all'appuntamento con il servizio di informazione settimanale TV Web della Polizia di Stato. Con Milly Carlucci, madrina dell'iniziativa per un web sicuro, parliamo di come aiutare i ragazzi a navigare in internet in sicurezza. Come genitore, che consigli si sente di dare ai genitori che si trovano ad affrontare i ragazzi che iniziano a navigare su internet? L'unica cosa da fare per aiutare i ragazzi ad essere sicuri e quindi a navigare in internet come ad usufruire di qualunque altra cosa, televisione, radio, tutto quello che c'è a disposizione, è quello di guidarli, essere presenti. Quindi quali sono gli strumenti che possono mettere in atto i genitori per essere presenti? Allora, purtroppo c'è solo il fatto di occupare del tempo per farlo insieme, per essere insieme davanti allo schermo. Ci sono tutta una serie di filtri, barriere, mezzi per assicurarsi a posteriori che non ci sia stato accesso su certi siti, no? Oggi c'è la possibilità di filtrare. Diciamo che ci vuole un coinvolgimento attivo, bisogna sapere che cosa fa il ragazzo, che cosa fa il bambino, perché quando noi parliamo di ragazzini che hanno 11 e 12 anni, non sono ragazzi, sono in quella delicatissima e difficilissima età che è il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, che non è un'età facile, è un'età anche di voglia di affermazione di se stessi, quindi di ribellione verso la famiglia, i genitori. Ognuno trovi il modo di esserci, cioè di verificare e di controllare. Cosa bisogna sapere quando in montagna decidiamo di affrontare un fuoripista? Ce lo spiega Lara Peirò, ex campionessa delle Fiamme Oro nello sci di fondo. È sconsigliato sciare fuoripista nell'immediatezza di abbondanti nevicate oppure quando nel corso proprio della stagione invernale ci siano dei repentini innalzamenti delle temperature. Queste due condizioni fanno sì che il manto nevoso non sia stabile e quindi una piacevole sciata in fuoripista può avere dei risvolti non sempre positivi e così piacevoli. È sconsigliato sciare fuori pista sui pendii dove può esserci l'eventualità di distacchi di una parte del manto nevoso oppure, ma a causa della scarsità di neve, possono affiorare dei massi oppure delle radici pericolose in caso di un'accidentale caduta dello sciatore stesso. Tutti potenzialmente possono sciare fuori pista, ovviamente usando il buon senso ed essendo consapevoli delle proprie capacità. Sentiamo invece i consigli della guida alpina della Polizia di Stato Germano Rasom in caso di incidente. Innanzitutto allertare il 118 dando indicazioni precise sia sull'incidente sia sul luogo dove ci troviamo. In questo caso sono molto utili le coordinate, la quota, le condizioni meteo. Gli strumenti che consentono di intervenire più rapidamente sono l'ARVA nell'autosoccorso e sicuramente l'intervento dell'elisoccorso. La foto di questa settimana, scattata dall'agente Flavia Conforti, ritrae il capitano delle Fiamme Oro Rugby Nicola Benetti mentre alza al cielo la coppa del trofeo Eccellenza, appena vinta nella finale contro la Rugby Rovigo Delta lo scorso 8 febbraio. Dopo 42 anni, un nuovo trofeo nella bacheca della squadra Cremisi. Complimenti alle Fiamme. Arrivederci al prossimo appuntamento con la TV Web della Polizia di Stato.